All'esame di stato conclusivo del secondo ciclo, la mitica maturità dei tempi passati manca ormai meno di un anno. Entro il prossimo 31 maggio gli studenti dovranno inviare al docente di riferimento un elaborato sulle discipline caratterizzanti e relativo ad un argomento assegnato già entro il 30 aprile. Le prove inizieranno il 16 giugno. Per il secondo anno consecutivo non ci saranno le consuete due prove scritte. L'esame consisterà invece in un colloquio interdisciplinare che prende avvio proprio dalla discussione dell'elaborato ma che riguarderà anche argomenti di lingua e letteratura italiana oltre che un tema scelto dalla commissione e una discussione sulle esperienze del pcto cioè le cosiddette attività di alternanza scuola lavoro un tempo era un esame temutissimo, il rischio di essere bocciati era reale, molti ricordano ancora la maturità e la notte prima degli esami con un misto di nostalgia e di orgoglio, superarla significava spesso essere pronti per iscriversi all'università o per iniziare un percorso lavorativo. Con il passare del tempo è cambiato parecchio, tanto che molti sostengono che si tratta di una formalità di poco conto, che andrebbe semplicemente abolita in quanto pressoché inutile. Ma come abbiamo più volte detto, l'esame di Stato è previsto addirittura dalla Costituzione e quindi per cancellarlo ci vorrebbe appunto una legge costituzionale. Ma vediamo come lo stanno vivendo gli studenti secondo un sondaggio di ScuolaNet. Dei mille maturandi intervistati, 6 su 10 lamentano il fatto che i propri insegnanti nel dopodad si stiano concentrando prevalentemente ancora sulle verifiche e sulle valutazioni piuttosto che aiutare i propri alunni nella preparazione all'esame. E qualche ragazzo eh, afferma anche che trova difficile ritagliarsi del tempo per prepararsi all'esame, appunto perché ha ancora verifiche in atto. Quanto alla novità introdotta dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, ovvero il curriculum dello studente, questo piace poco. Sempre da un sondaggio di ScuolaNet pare che il 66% dei 1200 intervistati dichiari che non la ritiene una scelta corretta quella di aver introdotto questo strumento. I motivi sarebbero, in primo luogo, che discrimina a loro parere eh, quei ragazzi che non possono permettersi le attività extracurriculari. In secondo luogo, sarebbe arrivato tardi questo strumento quasi a ridosso dell'esame e infine eh, e comunque ai fini della valutazione finale dell'esame di stato dovrebbe concorrere esclusivamente il rendimento scolastico ma c'è anche eh, a chi piace questo strumento eh, soprattutto per la sua utilità perché comunque fa capire ai docenti qualcosa in più del ragazzo che stanno valutando e potrebbe costituire anche un biglietto da visita in vista del post maturità Intanto, in vista del 16 giugno arriva il messaggio ottimistico di Piero Angela ai maturandi e allora dice tenete duro, la vita vi può dare grandi soddisfazioni, ma dipende molto da voi, afferma il noto divulgatore scientifico, e aggiunge Gli esami a volte vanno bene, a volte vanno male, non vi dovete angosciare troppo, sarà poi la vita a interrogarvi e a darvi un voto. Per quanto attiene gli aspetti sanitari va segnalato che proprio nelle prossime ore sindacati e tecnici del Ministero dovrebbero incontrarsi per sottoscrivere il protocollo di sicurezza da utilizzare nelle diverse fasi dell'esame, protocollo che peraltro non dovrebbe essere particolarmente diverso da quello dello scorso anno. Per gestire al meglio la situazione le scuole avranno a disposizione risorse importanti, compresi i 150 milioni stanziati recentemente con il decreto sostegni. Tutto questo vale ovviamente per i 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole del secondo ciclo. Con regole diverse si svolgerà invece l'esame di Stato per chi conclude la scuola del primo ciclo, mentre c'è una novità importante per tutti gli studenti delle classi intermedie. Per loro infatti gli scrutini si concluderanno entro l'ultimo giorno di lezione, in quanto una recente ordinanza ministeriale Prevede che le scuole li possano anticipare già dal primo giugno. Novità che sta comportando qualche polemica perché, dicono tanti, in tal modo si ridurrebbero i tempi a disposizione per le verifiche di fine anno. Il tema è attuale, quindi, continueremo ad occuparcene sia su questo canale sia nel portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it, quindi voi continuate a seguirci eh, e a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre lettere, le vostre osservazioni. Noi ne daremo conto come di consueto.